Dottor Franco Moscetti, amministratore delegato di Amplifon. Dottor Moscetti, in cosa consiste la strategia espansionistica, se così possiamo chiamarla, di Amplifon e quali sono i vostri futuri obiettivi? La strategia, diciamo, di sviluppo di Amplifon è legata alla riduzione del rischio nel momento in cui si opera su pochi mercati, che essendo nel nostro caso specifico anche spesso mercati regolamentati possono avere dei problemi. Quindi noi abbiamo cercato in un recente passato di situarci in mercati che avessero un elevato potenziale di crescita, e che ovviamente dove fosse minimizzato il rischio di possibili interventi in termini di sistemi di rimborso. E dobbiamo dire che ad oggi ci sentiamo abbastanza soddisfatti, perché se stiamo vivendo, come tutti sanno, un momento abbastanza difficile legato al cambiamento di sistema olandese, alla situazione inglese e quanto altro, riusciamo comunque a presentare ai nostri stakeholders risultati positivi, grazie alla grande performance che stiamo ottenendo sul mercato nordamericano, in Australia, in Nuova Zelanda, e quindi questo fa sì, insomma, che la strategia fin qui adottata sia stata una strategia vincente. È chiaro che vogliamo continuare in questa direzione, quindi da un lato incrementare le nostre quote di mercato e la nostra presenza nei mercati esistenti, in quanto nelle attività retail i costi fissi sono molto elevati rispetto ai costi variabili, quindi fin tanto che non c'è una taglia adeguata non si riesce poi ad avere una redditività giusta. E poi dobbiamo alimentare la nostra pipeline immaginando di identificare nuovi mercati che nel breve, medio, lungo periodo possono comunque consentirci di avere una crescita decisamente migliore di quella dei nostri concorrenti, e ovviamente superiore alla crescita del mercato. Ecco, Stiamo identificando alcune ge aree geografiche specifiche. Sicuramente non siamo presenti in Sud America e quindi qualcosa bisognerà fare. Ci sono grandi paesi come la Russia e il Giappone dove non ci siamo, e anche qui ad alcune condizioni, probabilmente non da soli, ma in partnership con qualcuno, bisognerà arrivarci. Ci sono altri paesi più piccoli dove il mercato è già sufficientemente sviluppato, e quindi in presenza di alcune opportunità giuste sicuramente non ce ne faremo scappare. un brevissimo accenno sulla situazione italiana. Amplifon è un'eccellenza italiana che quindi in questo periodo difficile sta comunque investendo bene fuori dall'Italia. Sì, ma noi rimaniamo però un'azienda italiana con sede in Italia, con il cuore pulsante e il cervello anche funzionante per il momento in Italia. Non c'è dubbio che cerchiamo di portare in Italia le opportunità che poi sviluppiamo in giro per il mondo. Come ci siamo detti prima, se oggi noi fossimo rimasti soltanto un'azienda italiana o paneuropea avremmo avuto sicuramente più problemi. Il fatto di essere anche dall'altra parte del mondo, dove il mercato in questo momento è sicuramente più semplice, ci dà la possibilità di portare avanti dei risultati positivi, ma tutto a beneficio del paese Italia, nel quale ci siamo, vogliamo rimanere e anche siamo anche orgogliosi di esserci nati. Grazie.